Le polemiche sull'outfit di Chiara Nasti dopo il parto ci ricordano che non riusciamo a fare a meno di commentare le donne. Cosa è successo? Chiara Nasti, influencer napoletana nota per la sua presenza sui social e per il suo stile di vita lussuoso, è recentemente finita sotto i riflettori per una controversia che ha sollevato il dibattito tra sostenitori e detrattori. Dopo il parto della sua seconda figlia, Dea, avvenuto nei giorni scorsi, Chiara è tornata a casa con un look da vera diva, indossando un mini abito bianco e scarpe col tacco rosa. Questo ritorno, immortalato e condiviso sui suoi profili social, ha scatenato una polemica inaspettata che merita un'analisi approfondita. Il focus della discussione è stato principalmente sulle scelte di stile di Chiara Nasti dopo il parto. In particolare, l'attenzione si è concentrata sul fatto che l'influencer si sia presentata a casa con tacchi a spillo, un dettaglio che molti hanno considerato inappropriato e addirittura offensivo nei confronti delle donne che vivono il post-parto in condizioni meno privilegiate. Ma questa polemica solleva interrogativi importanti su come dovremmo guardare al post-parto e sulla libertà delle donne di vivere questa fase della loro vita come meglio credono. La polemica su Chiara Nasti dopo il parto. La scelta di Chiara Nasti di indossare tacchi a spillo subito dopo il parto ha attirato critiche e commenti negativi. L'influencer, che ha pubblicato un post su Instagram per celebrare il ritorno a casa con la sua famiglia, è apparsa elegante e in forma, il che ha suscitato una serie di reazioni contrastanti. Molti utenti sui social hanno espresso scetticismo, suggerendo che il suo aspetto impeccabile e il suo look da diva non sono rappresentativi della realtà del post-parto per la maggior parte delle donne. Commenti come, non si può essere così f**k dopo un cesareo, e, noi donne normali dopo il cesareo non usciamo dall'ospedale con i capelli perfetti, sono stati particolarmente ricorrenti. Questi commenti sembrano riflettere una percezione comune che il ritorno alla vita quotidiana dopo il parto dovrebbe essere caratterizzato da uno stato di disagio e stanchezza, e che qualsiasi apparente, normalità, o, bellezza, immediata è forzata e poco realistica. Alcuni critici hanno anche puntato il dito sulla presunta condizione privilegiata di Chiara Nasti, insinuando che la sua apparente facilità nel tornare in forma sarebbe dovuta all'assistenza di numerosi aiuti, come infermiere e babysitter, sottolineando che questo è lontano dalla realtà di molte donne che non hanno accesso a tali risorse. È stato detto che il post di Chiara rappresenta una pagliacciata che distorce la vera esperienza del post-parto per il pubblico. Offende le donne normali? Ma quali sarebbero le donne normali? La critica che Chiara Nasti ha ricevuto solleva una domanda fondamentale. Cosa significa realmente essere una donna normale dopo il parto? Ogni donna vive il post-parto in modo diverso, e le esperienze variano enormemente a seconda delle circostanze personali, delle risorse disponibili e del supporto ricevuto. È importante riconoscere che il concetto di normalità può essere soggettivo e influenzato da molteplici fattori. L'idea che il post-parto debba necessariamente essere un periodo di totale disagio e trascuratezza è riduttiva e non riflette la varietà di esperienze che le donne possono avere. Chiara Nasti, come qualsiasi altra donna, ha il diritto di vivere il suo post-parto come meglio crede, e questo include la possibilità di sentirsi bene e apparire, in tiro, se le circostanze lo permettono. Indossare tacchi a spillo e un abito elegante potrebbe sembrare insolito, ma non è necessariamente una dichiarazione contro le esperienze di altre donne. Piuttosto, è una rappresentazione del suo personale modo di celebrare un momento speciale. La polemica sui tacchi a spillo di Chiara Nasti potrebbe riflettere una sorta di insoddisfazione o frustrazione nei confronti di standard di bellezza e recupero post-parto che sembrano irraggiungibili per molte donne. Tuttavia, è cruciale evitare di usare la propria esperienza come metro di giudizio universale.
Ogni donna ha il diritto di vivere e condividere la sua esperienza del postparto senza essere giudicata o criticata per le sue scelte personali. In conclusione, la polemica intorno a Chiara Nasti e al suo look postparto mette in luce una discussione più ampia su come la società percepisce e giudica le donne nei loro momenti più vulnerabili. È fondamentale ricordare che ogni donna è unica e ha il diritto di gestire e celebrare il suo postparto come desidera. Accogliere e rispettare la diversità delle esperienze femminili è il primo passo verso una maggiore comprensione e empatia.